Ciao a tutti, se state guardando questo video vuol dire che il mio video precedente, nel quale ho giocato col nero, la variante portoghese della Scandinava, è piaciuto. E allora ho deciso di mostrarvi una partita che mi è servita come modello, come ispirazione per giocare questo tipo di variante. Diciamo che a tavolino non la gioco tantissimo, la gioco più che altro online. E online devo dire che ottengo degli ottimi risultati. Perché si chiama variante portoghese? Ha una storia un po' strana questo nome, perché in realtà il suo ideatore non è stato un portoghese, ma è stato il maestro internazionale belga Michel Jadul. Tuttavia, questa variante, che in Europa girava a livello di circolo, a livello di giocatori di medio livello, ha trovato il suo modo di farsi notare nell'ambito internazionale in un match giocato fra Cina e Portogallo a Macao nel 1996. La squadra cinese schierava fior di grandi maestri, mentre la squadra portoghese poteva contare su pochissimi grandi maestri, più che altro aveva dei maestri internazionali. Uno di essi però era un po' particolare. Sto parlando del maestro internazionale Rui Damaso, che all'estero non era praticamente conosciuto, le sue partite non si conoscevano, ma in patria era famoso per essere un giocatore estremamente aggressivo, estremamente violento. Al terzo turno di questo match, Damaso doveva giocare col nero contro il grande maestro Ye Yanchuan e ha giocato appunto alla variante portoghese. Colto di sorpresa, il grande maestro cinese optò per una linea solida, una linea tranquilla per non cadere in variante preparate. In Cina questa linea non era conosciuta e sicuramente il grande maestro Ye non l'aveva preparata e quindi ha giocato alfiere 2. La cosa strana è che qualche turno dopo, al settimo turno, Rui Damaso ha giocato con un altro grande maestro cinese, per essere precisi ha giocato contro il grande maestro Wang Zili, il quale aveva avuto tutto il tempo per preparare una risposta adeguata a questa variante. E in effetti giocò la linea principale. Non vi dico l'esito perché magari farò un video a seguire, però intanto sappiate che Rui Damaso giocò ancora una volta la sua variante ed ebbe ancora una volta successo. Ma veniamo alla partita in questione. Dopo alfiere 2, il bianco cattura e il bianco ricattura. Adesso volevo farvi vedere, grosso modo, in questa linea, cioè quando la posizione è abbastanza tranquilla, qual è lo schema di gioco del nero. Allora, lo schema di gioco del nero fondamentalmente consiste nel giocare alfiere G4, poi successivamente le mosse saranno donna per D5, cavallo C6 e arrocco lungo, facendo pressione sul pedone D4. È uno sviluppo attivo, quindi dà luogo a partite molto interessanti. Quindi ricordiamoci donna D5, cavallo C6 e arrocco lungo. Bene, dopo donna per E2 nella partita in questione, la prima mossa è donna per D5, recupero il pedone e porto la donna in una buona posizione. Attacco il pedone D4, per cui la mossa cavallo F3 che sviluppa un pezzo e difende allo stesso tempo è sicuramente un'ottima mossa alla quale segue E6. Io penso che a questo punto il grande maestro Ye abbia fosse stato condizionato dalla sua idea di giocare tranquillo. Perché adesso la mossa migliore avrebbe dovuto essere C4. Però forse, dico forse, temeva qualche scacco sulle case nere e quindi prima di giocare questa mossa attiva che comunque vuole giocare, ha preferito arroccare corto, portando il re al sicuro. Questa mossa è un po' imprecisa perché segue alfiere D6 e adesso quando il bianco gioca C4, il nero porta la donna in H5 e crea già subito una piccola minaccia. La minaccia è semplice, la minaccia è alfiere per H2 scacco, il cavallo prende l'alfiere e perde la donna. Quindi
Quindi diciamo che la minaccia è quella di guadagnare subito un pedone. Il bianco replica nella maniera più logica, cioè sviluppando un pezzo e parando la minaccia. Gioca cavallo C3, sviluppa appunto un pezzo e difende la donna. A questo punto Ruy Damas gioca la seconda mossa dello schema, che è cavallo C6. Ora il grande maestro cinese decide di togliersi per sempre il problema di alfiere per H2 e gioca H3. Però questa mossa, vedete, ha dei problemi perché crea un punto di rottura sul quale può giocare il nero. C'è un giocatore che si chiama Axel Smith, che ha scritto un libro, e in questo libro lui pone come si dice, un motto che serve per tutti i giocatori. Un motto che ci tengo a farvi vedere perché è interessante. Il motto è No Leve, No Plan, cioè senza punti di rottura non abbiamo un piano. Adesso, dopo la mossa H3, effettivamente il nero ha già un punto di rottura, che è in G4. Quindi prosegue col suo piano, abbiamo visto che prevede l'arrocco lungo. Dopo alfiere 3, difendendo ulteriormente il pedone D4, gioca G5. In realtà la mossa migliore sarebbe stata torre d'H in G8. Però dopo alfiere 3, lo spirito aggressivo di Ruy Damaso prende il sopravvento. G5 è un sacrificio di pedone che apre le linee sull'arrocco avversario. Ovviamente cavallo per G5, donna G6 e adesso il bianco commette un'imprecisione. Avrebbe dovuto giocare in questa posizione cavallo F3, seguiva torre d'H in G8, poi non so, per esempio cavallo H4, donna G7 con una buona pressione sull'arrocco del bianco e quindi con compenso per il materiale sacrificato. Invece la mossa che fa dopo donna G6 che fa il grande maestro cinese, cioè donna F3, è una mossa imprecisa. Perché è imprecisa? Vabbè, lo vedremo fra un attimo, però tenete presente che questa mossa toglie una casa al cavallo che è in G5. Un'altra casa è già stata tolta dal pedone H3. Quindi a questo punto la casa E4, dove potrebbe andare il cavallo, l'unica dove potrebbe andare, è attaccata contemporaneamente da donna G6 e da cavallo F6 e difesa dalla donna in F3 e dal cavallo in C3. Ed ecco che la mossa successiva viene abbastanza spontanea. Alfiere B4, attacco il cavallo. Qui Ye si è fatto un po' ingannare. Ha pensato sempre a spingere i pedoni, contrattaccare in qualche modo per compensare l'apertura della colonna G e ha giocato torre da F in D1. In realtà la mossa corretta sarebbe stato cavallo da C in E4, a cui seguiva alfiere 7 perché il cavallo in F6 ovviamente è attaccato, e sempre con compenso per il pedone sacrificato. Invece dopo torre da F in D1, il grande maestro cinese si è visto arrivare addosso con, immagino abbastanza sgomento, alfiere per C3, B per C3, H6, ahi. Dove va questo cavallo adesso? Ah beh, non ha molte case di fuga. Catturare un pedone in F7 o in E6 significava aprire ulteriormente le linee, quindi non solo perdeva il pezzo, ma si ritrovava con linee aperte contro l'arrocco. Allora ha pensato di contrattaccare sul cavallo C6 giocando D5, perché dopo cavallo E5 che attacca la donna, donna E2, adesso obbliga, fra virgolette, il nero a catturare subito il cavallo H per G5, se no il cavallo poteva scappare in F3, riesce a recuperare un pedone giocando alfiere per A7. E quindi diciamo, dando un primo colpo di piccone all'arrocco del nero. In più c'è l'attacco sul cavallo E5, un attacco che viene parato con danno F5, una mossa molto efficace perché tiene sotto controllo le case F3 e H3, oltre ovviamente a difendere il cavallo. E dopo torre da in B1, a questo punto, se il grande maestro, il maestro internazionale Ruy Damaso si fosse ricordato del sistema SCAP, cioè se Ruy Damaso fosse iscritto al
al sito istruttorescacchi.it, avrebbe analizzato appunto secondo questo metodo. Metodo che prevede scacco, di analizzare prima lo scacco, e in effetti uno scacco c'è, è uno scacco di cavallo in F3, però al momento diciamo che non è molto efficace perché è difesa questa casa sia dal pedone G2 che dalla donna in E2. Allora vediamo la C, la cattura. Beh, la cattura che viene in mente subito è torre per H3. Torre per H3, praticamente G per H3. Adesso scacco, cattura, A come attacco, torre H8, attacco ulteriormente il pedone H3 e adesso la posizione del bianco è persa. Il bianco qui è chiaramente spacciato, non può fare tantissimo, diciamoci la verità. L'unica cosa che eventualmente potrebbe tentare di fare, visto che ormai il nero si sta avventando come con la forza di un branco di lupi sul arrocco sguarnito del bianco, poteva essere eventualmente F4. Non tanto per contrattaccare, quanto perché dopo G per F4 può, per esempio, portare la donna in G2, difendendo con la propria donna l'arrocco. Certo che però se il bianco è costretto a fare mosse di questo genere, vuol dire che veramente la sua posizione è una posizione disgraziata. Tenete presente che adesso è sufficiente anche F3 per avere un vantaggio assolutamente incolmabile. Invece, il maestro internazionale portoghese, dimenticandosi per un attimo della tecnica scap, gioca una mossa aggressiva che però ovviamente è inferiore a quella che abbiamo mostrato. Gioca cavallo e4 portando un altro pezzo all'attacco, minacciando anche eventualmente il pedone c3, ma diciamo che questa è la minaccia minore, e portando però un cavallo in e4 in una posizione molto forte. Il bianco risponde difendendo il pedone c3 e attaccando il cavallo in E5. Anche adesso torre H3 poteva essere buona, però meno buona di quanto avrebbe potuto essere se fosse stata giocata nella mossa precedente, semplicemente perché qui dopo torre per H3 il bianco può giocare alfiere per E5 e dopo torre H4, perché ovviamente non si può rischiare di farsi prendere la torre, e non so, per esempio una mossa come donna B2, poteva seguire donna per E5, donna per B7 scacco, re D7. La posizione del nero è sempre ottima, però decisamente meno buona di come poteva essere prima. Quindi adesso il sacrificio torre per H3 non funziona, però funziona la leva, lever, no? Cioè il punto di rottura, G4. Finalmente c'è stata questa rottura. Il bianco cerca di contrattaccare, gioca donna B2, minaccia, vabbè, ovviamente di prendere in B7, e il nero difende con B6, anche perché se adesso, per esempio, il bianco si facesse prendere la mano e giocasse alfiere per B6, potrebbe seguire tranquillamente sia G per H3, ma soprattutto cavallo per C4, attaccando contemporaneamente tutto ciò che c'è attaccabile, donna, alfiere, la minaccia è anche su F2, quindi insomma con una posizione travolgente. Allora su donna B6 il cinese gioca donna A3, minaccia di entrare nelle retrovie con la donna e soprattutto la toglie dall'attacco diretto del cavallo C4, perché dopo cavallo per C4 adesso giocherebbe la donna A8 scacco. È il momento buono per giocare G per H3. E adesso finalmente alfiere per B6. Ora che la donna si è spostata, che non ha più il pericolo di cavallo per C4, perché dopo cavallo per C4 in questa posizione si gioca appunto donna A8 scacco e quindi si esce dall'impasse, il bianco continua a stare peggio, ma il nero ha comunque sempre un'ottima posizione. Ma in realtà Rui Damaso vede qualcosa di meglio. Questo qualcosa di meglio lo si può rintracciare anche sempre tramite il sistema scacco, AS di scacco,
Qual è uno scacco adesso efficiente? Beh, uno scacco efficiente ovviamente è cavallo F3. Cavallo F3 perché se dovesse essere catturato, si vede a colpo d'occhio, G per F3, H2 scacco, Re G2, donna H3 scacco, non c'è altra casa per andare via, Re H1, donna per F3 matto. Diciamo che dopo aver visto cavallo F3 scacco, ed essersi resi conto che non può essere catturato questo cavallo perché si vede a colpo d'occhio che c'è matto in poche mosse, scacco di pedone, donna, eccetera, allora è chiaro che questa mossa si gioca subito. Infatti il bianco ha giocato re F1. H per G2. Ora non si può prendere il pedone in G2 perché c'è donna H3 matto. La posizione è strapersa. E io vorrei comunque a questo punto spezzare una lancia a favore della sportività del giocatore cinese, perché un grande maestro vede perfettamente che sta per arrivare un matto, lo vede, lo sente sicuramente, tuttavia va avanti per dare al nero la soddisfazione di completare la partita con lo scacco matto. È una cosa, una forma di rispetto, una forma di, come si dice, di riconoscimento della bravura dell'avversario, che era molto in voga agli inizi, nell'Ottocento, in cui quando un giocatore conduceva una partita d'attacco molto brillante, gli si concedeva di arrivare fino allo scacco matto. Ecco, il cinese in questo caso si comporta esattamente così. La sua posizione lo vedono tutti che è persa, ma vuole proseguirla proprio per dare questa soddisfazione al portoghese Rui Damaso. E allora, dopo Re 2, attenzione a quello che succede, perché dopo Re 2, cavallo G3 scacco, un cavallo si sacrifica, scompare dalla scacchiera. Bene? Adesso sembra quasi di assistere a un film di fantascienza, perché osservate, il cavallo viene catturato, donna E4 scacco, alfiere 3, tiro via l'alfiere che era in presa comunque, paro lo scacco e minaccio anche comunque di entrare con i miei pezzi. Ed ecco che il cavallo, che abbiamo visto che era scomparso un paio di mosse fa, ricompare con promozione. Non si dà al bianco il tempo di organizzare un qualsiasi tipo di contrattacco perché lo si attacca con scacco. Ovviamente in questa posizione catturare il cavallo non serve perché, per esempio, in caso di torre per G1, no? Segue torre H2. Non c'è tantissimo, bisogna giocare a questo punto. Se si gioca Re D1, Re C1 si prende matto. Si deve giocare Torre G2 e Torre per G2 c'è matto in tre mosse adesso. Lo si vede abbastanza chiaramente. Quindi, dopo la promozione a cavallo, il bianco sposta il re in F1, segue ovviamente donna per C4. Non ci sono anche qui molte case perché diciamo che adesso la copertura di torre permette donna per D3, Re G2, torre H2. A questo punto il nero è pronto per dare matto, il bianco preferisce non soffrire per un'altra mossa ancora, gioca Re G2 e dopo torre H2 prende scacco matto. Una partita molto importante, una partita molto impegnativa. Soprattutto perché il bianco era più forte del nero, poi perché ha cominciato una partita, come dire, tranquilla, impostata su un binario di posizionali, in realtà da far valere nel tempo la propria abilità. Ed è finita in 29 mosse, no? Con uno scacco matto brillantissimo. Queste sono le partite che ispirano un giocatore a giocare questo tipo di difesa. Bene, spero che anche questa partita vi sia piaciuta. Può darsi che pubblichi qualche altro video con questa linea. Se vi interessa, mettete i vostri commenti sul sito oppure sul canale di YouTube di Istruttore Scacchi. E per il momento vi saluto e vi do appuntamento alla prossima partita e al prossimo video. Ciao a tutti e grazie.